Benvenuti, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vorrei fare una reaction su il video dei 10 riferimenti allo straordinario mondo di Gumball. Inizia, buonasera. Salve a tutti e benvenuti in un altro. Salve a tutti e benvenuti. Aspetta. Salve a tutti e benvenuti in un altro speciale. Sono veramente sorpreso di questa crescita di iscritti che ho deciso di unire gli speciali per il 2000 e per il 2000 in un unico video, se non ne venite troppi. Dunque, non perdiamo tempo e cominciamo subito. Ci tenevo anche a scusarmi se questo video potrebbe essere editato male o fatto male, in quanto siccome all'inizio della scuola ho veramente poco tempo e cerco di fare il meglio possibile per rendere La questo video Madonna. il più bello possibile. Saturno. Primo E episodio. buonanotte, mi scuso in anticipo se non vedrete il vostro commento, ma come vedete in sottofondo mi sono arrivati tantissimi Sì, commenti vabbè, Terminator 2 e del film Io Robot. Grazie infinite di tutti i commenti Sì, vabbè, lasciati lo e sappiamo. partiamo subito con la domanda. Torno da subito quando, mentre Nicole sta pulendo la stanza di Gumball e Darwin, trova un gioco dimenticato da tutti chiamato Tira o Rischia, ovviamente scritto male. Il gioco, come nell'originale lungometraggio, fa apparire nella vita reale, tranne nel cartone che sono solo pensieri, tutti gli imprevisti che accadono durante la partita e l'unico modo per eliminarli è finendo di giocare. In terza posizione troviamo un riferimento al video di YouTube Segui la macchina, che immagino avrete visto tutti grazie al vostro simpaticissimo amico nell'episodio internet. Il riferimento lo troviamo a inizio puntata dove Gumball e Darwin stanno guardando dei video al computer. Ad un certo punto guardano un video e all'improvviso si sente un urlo. E Gumball sbalza indietro facendo delle facce assurde, tra l'altro uguali alla mia reazione C'è quando l'ho vista per la prima Black volta. White mi In capisco. più, se sentite bene, le canzoni di sottofondo sono uguali. Quarta posizione, troviamo. Raga, ma potete sapere che faccia ha fatto Gumball? Guardate, guardate. Uno, due. Le facce più belle che abbiamo mai visto. Lol. In quarta Quarta posizione posizione, troviamo ragazzi. riferimento alla Crazy Frog, ossia questo essere che devo ammettere che mi ha sempre messo un certo sentimento d'angoscia nell'episodio Il Vuoto. Il riferimento lo troviamo a fine episodio, quando Gumball e Darwin, assieme al signor Small, entrano in una dimensione dove sono presenti gli oggetti dimenticati da tutti per recuperare Molly, una vecchia amica dimenticata. Mentre stanno per andarsene via, compare la rana mentre appunto il signor Small mette in moto il furgone. In quinta Oddio. posizione troviamo il riferimento a Miracle Star, la coppia cinese di. Ragazzi, 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 fermi, 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 dove siete? Vi ricordate tipo Miracle Star, la coppia cinese di Gumball? È una delle cose che mi ha fatto più schifo dell'anno. Ma la sigla mi fa cagare. Ma la sigla mi fa cagare di striscio! Di striscio! Oh, continua. Gumball nell'episodio I Sosia. Nella puntata i Watterson notano che esiste una famiglia Mia similissima a zia loro che l'incerto. copia in ogni cosa. Riferimento ovvio al fatto che Miracle Star sia la copia palese di Gumball. Ragazzi, scusate, ma purtroppo dovevo purtroppo andare a mangiare. Comunque, scusate per la chiacchierata fuori, però sono parlando. Vabbè, a parte questo, continuo. E al fatto che guadagnino i soldi con quello schifo. Secondo In sesta me, non posizione so. troviamo il riferimento a JoJo's Bizarre Adventure, in particolare a Vanilla Ice, nell'episodio La spazzatura. Il riferimento lo troviamo quando Gumball e Darwin, non sapendo cosa fare, iniziano a mangiarsi da soli per sfida, riprendendo l'episodio nell'anime quando lo Stan inizia a mangiarsi da solo, tutto scomparendo nel nulla. In settima posizione troviamo il riferimento alla band AC/DC negli episodi della prima stagione. Infatti Rocky, il bidello, ha come maglietta il logo della band, solo che anziché esserci scritto ACDC compare la scritta ABCD. Dalla seconda stagione poi è stata cambiata in Bisou. In ottava posizione troviamo il riferimento al famosissimo film La storia infinita negli episodi La noia e La missione. Nel primo lo troviamo a fine episodio dove si notano i secchioni uova che cavalcano un drago bianco, riferimento al Fortuna Drago del film. Nel secondo il riferimento si trova in quasi tutta la puntata, specialmente nella scena della morte di Karthas, la macchina di Richard, ovvio rimando alla scena della morte di Artax, il cavallo di Bastian, il protagonista del film. Cosa puoi fare nella tristezza? Fai uno sforzo. Cerca di reagire. Che se io vado. La parte precedente Ma è che praticamente una specie di cazzo è? riferimento al film Little Panda Fighter, che tra l'altro non me ne Vabbè.
condividere il video se vi è piaciuto. Niente, ragazzi, questo è stato un video sui sentimenti. Mettete un bel like, scrivete al canale, attivate il campanello e niente. Ci vediamo nel prossimo video.